creare disastri, allora dico c'è un errore, c'è qualcosa che non va, ma da parte, e ritorno sempre lì, nelle istituzioni, perché se ci fosse, se fosse fatto un censimento, un benedetto albo degli operatori esoterici, chiamiamoli così, un riconoscimento ufficiale di questa categoria, avremo nomi e cognomi di chi ha uno studio fisso, di chi opera nel settore, le qualità, i requisiti morali bisogna averli, non si può però andare a capire le potenzialità che ha uno perché sono doti naturali, però i requisiti morali ci vogliono. Io è da anni che mi batto per fondamentalmente ideare, creare, gestire un albo di questa categoria, no? Per tutelare il consumatore poi. E sono parole al vento perché nessuno mi ascolta, nessuno l'ha mai fatto, però non lamentatevi e non andiamo a fare gli scoop televisivi poi quando vediamo sempre che la poraccia o il poraccio di turno spende, perché poi guardate un po', mi viene che da ridere ma poi passo gli argomenti, il maestro Alex, io opero da molti anni, il contributo che io chiedo per gli aiuti che do può essere 1000, 2000, al massimo 3000, dipende che tipo di problema, per carità, insomma, no? Io vedo e a volte fate molta fatica anche a trovare le 1000 euro, no? Perché la vita è questa, no? E poi mi vedo i servizi in televisione che lo zingaro va a casa, la zingarella va a casa di uno e gli dà 10.000, 15.000, 30.000, perché così succede. E allora dico, cerchiamo di capirci, sono deficiente cretino io che lavoro ad un livello normale, perché ci credo nel mio mestiere, no? Ci ho sempre creduto. Oppure sono intelligenti questi zingari, zingarelli, che veramente erano lì dietro con 30.000 euro a botta, eh? Io vi parlo chiaro perché poi a livello sociale se ne fa di tutta l'erba un fascio. Bene, io mi tiro fuori da sto fascio perché? Perché io sono un operatore serio, ho generato delle associazioni culturali di cui io sono presidente. La nuova era e la Lotto Amico, che se voi ve ne andate sul mio sito internet trovate lo statuto, trovate quello che fa come statuto, trovate quello che organizza, quello che propone per chi si viene ad associare a questo, no? Ho generato una serietà, una linea professionale seria nel mio settore, perché ci credo. E in carenza, in mancanza di uno Stato, mi ci metto io a fare, tra virgolette, le regole, no? Non è giusto così, ma siamo ridotti a questo modo, a questa maniera qua. E chiudo la parentesi. Dal 2001 in poi, quando è successo il problema della famiglia Marchi, no? Mi auguravo di non vedere più tante cose così fatte in questa maniera. E invece ci sono ancora. E allora, a distanza di 7 anni, lo Stato italiano, oltre a tante chiacchiere e a tante cose sbagliate che ha fatto e a tante cose che non ha mai fatto, forse magari creare una linea seria, un albo, la prima cosa, quando c'è un settore strano, fatto anche di gente che non si sa bene chi siano, no? La prima cosa che si dovrebbe fare è andare a prendere nome e cognome, censire tutti quelli che fanno questo mestiere, censirli, stabilire regione per regione, provincia per provincia, dove hanno uno studio, che requisiti morali hanno, chi sono, cosa fanno, da quanto tempo. In uno Stato civile è così, in uno Stato truffaldino invece è così, come la vedete voi, ok? Perché? Perché danno modo a queste persone di fare quello che vogliono. Ma io siccome non ci voglio rimettere per colpa di tutti gli altri, mi tiro di fuori di questi, ho sempre fatto trasmissioni di cultura esoterica, di divulgazione sana esoterica e di aiuto concreto e serio, perché la materia esiste, perché è innegabile che esiste la magia, è innegabile che l'esoterismo esiste, perché tutto il mondo esiste, non è assolutamente da reprimere, ma è da sviluppare. Invece in Italia vige solamente non la prevenzione, ma la repressione, che è tutta un'altra cosa. Ma non faccio discorsi politici, che se ne può, non me ne frega assolutamente. È per farvi capire come la penso e in che maniera. Chi ha bisogno di me? Questi sono i numeri. Parliamo del primo argomento della serata, parliamo della ritualistica, grazie anche alle pagine grafiche.